Carmela, ma allora, patatino, polpetta. Nutria? No. Nutria? Nutria? Lo sai che la nutria è uno dei miei animali preferiti? Ma veramente? Adoro. Buon per te. Lo sai perché mi piace la nutria? Ho visto recentemente un documentario. Sì. Le mamme nutria si prendono cura dei loro cuccioli almeno per 6 mesi. Che bello. E come fanno? Siccome la temperatura dell'acqua può essere fredda, sì, loro mettono i loro cuccioli qua sopra e li tengono tutto il tempo trovandogli perfino del cibo. Ma che bello. Le nutrie sono pazzesche. Ho già un altro spaccato sulle nutrie, le vedo con più simpatia. Immaginavo, Simona, che tu volessi imparare qualcosa sulle nutrie. No, io volevo imparare qualcosa sulle nutrie, perché le vedo come grandi topi, siccome io ho paura dei topi, allora adesso le vedo meglio. Documentario sulle nutrie. Fate un documentario sulle nutrie. Esatto. Anche sulle nutrie televisive ce ne stanno tante. Nutrie, megattere, c'è di tutto. C'è di tutto, fermiamoci qua. Allora, la faccenda è questa. Simona ama tantissimo la musica. Sì. Anche perché quando ha condotto Sanremo, come faceva Pippo, guardava, sentiva, ascoltava tutto. Cioè, sì. L'hai preparato così tu? Sì, l'ho preparato così, anche perché a Sanremo non c'erano le case discografiche, quindi non avevamo i cantanti sotto contratto. Abbiamo fatto un antesignano dei talent, praticamente. Erano tutti ragazzi giovani e tutti fuori dalle case discografiche oppure che non avevano contratto. Quindi è stato bello poter sentire anche degli autori giovani. Guardate, è un passaggio questo, lo dico a voi, ma al pubblico a casa è importante. Perché si dà per scontato che a Sanremo ci sia la complicità delle case discografiche. Certo c'è, ma nella sua edizione, Mai una gioia, ti è andata... Non solo non c'era le case discografiche, ma la concorrenza ha fatto una... Di tutto. È stata una controprogrammazione che però ci serve. Io trovo che ci debba essere. Tu capito? L'hai guardata? Sicuramente sì, ma non lo ricordo. No, ma assolutamente. Mi ricordo benissimo, cioè, quando è arrivato Dustin Hoffman. Quel pezzo lì io me lo ricordo con grande... Hai portato Dustin Hoffman a Sanremo. Sì, abbiamo avuto un sacco di ospiti. La prima volta di Roberto Bolle in televisione. Ricordo. La prima volta del Cirque du Soleil l'ha portato Tony Renis dall'America, eccetera. Quindi abbiamo avuto Tony Renis era direttore artistico. Era direttore artistico di Sanremo. Lo salutiamo. Ciao Tony! Sì, ciao Tony! Un abbraccio a Tony Renis. Allora, Massimona Ventura... Sa anche cantare. Benissimo. Quando prende il caffè poi. Sai che siamo abbonati entrambi ai nuovi mostri. Ciao Antonio Ricci. Assolutamente. Devo dire che no. Ah no, non manchiamo mai. Non si manca porta mai. Porta anche fortuna. Porta guarda. Anche fortuna. Sì, sì. E noi diamogli ancora Nel materiale, pretesti. Assolutamente. Sei pronta? Assolutamente. Ragazza sì. Magica? Vai! Lorenzo Giovanotti? Cominciamo col primo giro. 1, 2, 3, 4. Che gioia la notte, ti ho vista ballare, può riderti gusto, sembra dignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare che poi tanto buh, a me non mi piace. Io credo che invece il tempo è prezioso, davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato, so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume e pensare che sì. Oh sì, il mio ragazzo è magico e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e li fa stare bene. Oh yeah, quando sto con lui. Il mio ragazzo magico! Ah. Ma Simona, hai visto? Dirti?
funzioniamo come trio. Polpetta, patatino e nutria. Sì, sì. Siamo pronti per la prossima edizione. In giro per i locali, in giro per infatti non a Sanremo, andiamo in giro per province. Sanremo ci sbuda. Però qualche serata. Assolutamente, tiriamo su qualche soldino. Qualche soldino. Allora, ci sono tante domande. I concorrenti prima, Diego Pasquali, Generazione Z. Sì, ragazzi, allora, c'è stato un momento della vostra carriera professionale o vita privata in cui vi siete resi conto di quanto sia stato fondamentale l'uno per l'altra? Sempre, cioè dall'inizio, perché noi ci siamo veramente, venivamo da due esperienze anche molto difficili, era un momento difficile per entrambi. Quando uno dice ci sono amori giusti nei momenti giusti, il nostro è arrivato nel momento giusto in cui tutte e due eravamo sofferenti, e lì ci siamo fidati subito uno dell'altro e ci aiutiamo ogni giorno in verità uno soccorre l'altro, anche perché noi abbiamo 5 figli in due e quindi la nostra non è una famiglia, è una comune dove nessuno rimane indietro veramente, perché di 5 figli c'è sempre quello un pochino più claudicante in difficoltà e noi a seconda ci aiutiamo e portiamo sempre a casa l'obiettivo. Ecco. È molto, ha detto... Giovanni, sei microfonato, questo è per cantare. No, vuoi rispondendo cantando? Non sono all'altezza. No. Non sarebbe male, però. Ha detto le cose vere, cioè noi ci siamo subito raccontati la verità. Non abbiamo, dopo pochi giorni che avevamo iniziato solamente a conoscerci, ci siamo detti tutte le nostre criticità che avevamo in piedi, e questo ha cementato immediatamente il nostro rapporto, costruendo anche il progetto per superare insieme le difficoltà. Quindi è stato veramente molto naturale, questo lo posso dire. Sì. Bellissimo. Nadia, prego, a te. Sì, lavorare insieme nasce da progetti dove davvero è indispensabile la vostra competenza reciproca, oppure nasce dal desiderio in realtà di condividere anche questa sfera? Sono un po' di tutte e due le cose, secondo me, però mi è venuto naturale anche a lui condividere immediatamente le cose. Siamo complementari, perché lui è molto bravo con le parole, cioè fa degli articoli bellissimi, eccetera, mentre io ho sempre raccontato per immagini. A me appassiona moltissimo, quando facevo la giornalista sportiva, appassionava moltissimo costruire i servizi con le immagini e la musica, mi faceva fatica scrivere, mentre lui è forse l'esatto contrario. Quindi l'unione di questo è esplosiva. Effettivamente tutte le cose che facciamo insieme danno una grande emozione. D'altro vuol dire... voglio ricordare, scusa ti interrompo Simona, che Giovanni ha avuto un papà incredibile. Sì. Ha avuto un papà che ha rivoluzionato i settimanali nel nostro paese, ha creato un settimanale popolare dove l'alto e basso si mischiavano facendo scuola insieme a un altro grande giornalista come Sandro Maier. Entrambi sono saliti in cielo, quindi un applauso al papà di Giovanni, che ha diretto Gente per tantissimi anni. Allora, Rosa, a te la parola, prego. Ciao Giovanni, ciao Simona. La mia curiosità ha perso un po' senso dopo che ho ascoltato la vostra storia, che insomma è la prima volta che vedo una persona in adorazione, posso dire, Giovanni verso Simona. Quindi, quelle poche volte che voi litigate, chi è la vittima e chi è il carnefice? Io. Subito ha risposto. Non è vero. No, nel senso che allora, noi litighiamo poche volte, e le poche volte per delle cavolate incredibili. Ma, tipo? Cioè, ma nasce da una stupidata, cioè non me lo ricordo neanche, cioè, ma proprio da stupidate. Però io sono uno molto tranquillo che perde a un certo momento totalmente la testa. Allora una delle cose che faccio, ho fatto, adesso ho capito che non funziona, quindi non lo faccio più, c'è stato un momento in cui ho detto va bene, basta, me ne vado. Basta, e le fa va bene, vai, vai, vai. E tu, ma non funziona così, devi dirmi non andate. Quindi io sono la vittima. Imparate dall'avventura. Chi c'è di voi qua? Prego, Erika. Ciao, buon pomeriggio. Prima ciao. Nadia nel video ha detto che nel vostro rapporto non c'è gelosia, però ho visto Simona che faceva quindi mi chiedevo come vivete la gelosia. No, dico che non c'è, no, gelosi degli ex sinceramente no, perché non ne abbiamo nessun motivo, però un po' di gelosia ci viene. Magari c'è qualcuno che non mi è proprio simpaticissimo. Lui è anche... non citiamo nessuno. Esatto, esatto. Ne ha ben donde. Non citiamo nessuno.
Però sì, beh, poi mi rendo conto che invece sul vado a vedere un po' il telefono, di chi è? Ecco. Allora, voglio dirti una cosa a proposito. I miei amici di Milano mi hanno raccontato che nel mondo, diciamo, delle signore, un po' delle signore mie milanesi, Terzi va fortissimo, lo adorano. Cicetti, le signore Cicetti. Sì, proprio, sono devote di Terzi. Sì, sì. È una sorta di Bellamy, di Montpassanna. Ah, bellissimo. Bellamy è uno dei miei libri preferiti. No, ho capito dai racconti che mi hanno fatto. Poi ha fatto l'assessore tanti anni, se lo ricordano ancora adesso, dice l'assessore, assessore, perché non torno lui? No! Allora, non voglio citare questa signora perché è molto nota, ma mi ha detto che charme, Terzi. Sì, ha ragione. Amore. Ma anche tra le romane va. Cosa? Anche tra le romane. Con le romane. Scusate, con le romane lasciale un po' meno. No. A proposito di signore romane, Francesca Sacchetti, che frequenta il bel mondo della romanità. Sacchetti, ma la Roma godona. La Roma godona. Ma Terzi, a Roma lo volete Terzi accogliere? Va fortissimo, va come un frisbee. Guarda. Pure a Roma? Ma che si dice su Terzi a Roma? È che... E che cosa? Bono. Che buono, che buono. Che è buono? Simona, è buono. Ma scusa, tanto voglio dire, te lo tra voi sì, 100 quello. Chili di boncino. Cioè, tra voi signore utilizzate questi termini? Insomma, sì, diciamo. Dico, ma non ho capito. Senti, Enzo, noi che abbiamo gusti simili... Io però volevo fare una domanda. Aspetta, adesso... Noi che abbiamo gusti simili, nel senso che no... Sì, abbiamo una tendenza. Siamo uniti civilmente ai nostri compagni. Ma com'è Terzi? Allora, è molto appetibile, devo dire. Parla a tutti, Terzi. È bene. No, però. Io vissi e si arrabbiò moltissimo Vittorio Sgarbi, una classifica dell'uomo più bello della giunta per le comunità LGBT. Io però volevo fare un'altra domanda a entrambi. E si è parlato di amore in stato di grazia. La domanda è questa. Avete la percezione, oserei dire la certezza, che il vostro amore sarà per sempre? Che domanda! Mamma mia, insomma, lo speriamo, cioè, nel senso, siamo certi di volere che questo accada. No, vogliamo che sia per sempre. Io penso che ci si debba lavorare tutti i giorni. E quindi per lavorarci tutti i giorni bisogna avere attenzione per la persona che si ha accanto. È vero. Sacchetti, prego. Giovanni, basta che noi stiamo impazzendo. Aspetta un attimo, ragazze. Lucia, che hai detto? Giovanni, basta, perché noi donne stiamo impazzendo. Pure! Sacchetti, a te la parola. Cambiamo argomento. La mia domanda è un po' più becera. Hai un Jack Russell, come ti trovi? Ma ha 18 anni. Allora è calmo, perché io ce n'ho una che è scatenata. No, ma quanti anni ha? 2. Combina dei guai allucinanti. Come si chiama? Ugo, si chiama con l'H, Ugo. Ugo. Come il suo. La mio bassotto è senza H. La mia si chiama Ugo. No, però deve dire il nome completo. Nome completo. Allora, l'unico, devo dirti, l'unico innesto nella nostra famiglia che non è riuscito è il cane, i due cani, perché... Quando ci siamo conosciuti, il mio aveva 13 anni, si chiama Hugo the Killer Dog, e ho detto tutto. Dice il tutto. Suo, che è un Labrador Chocolate, si chiama Rocco il Professore. Wow. Secondo te chi ha vinto tra Rocco il Professore e Hugo the Killer Dog? Conoscendo il Jack Russell direi più... Il secondo. È l'unico innesto che non ci è riuscito. È vero. Va bene, Alessio, velocemente. Adesso è calmo, 18 allora, anni. Innanzitutto... Faccio i complimenti a Simona perché è bellissima, dato che hanno fatto i complimenti solo a lui. Chi è? Okay. Poi? E volevo sapere, questa domanda, che voi inizialmente il vostro amore non l'avete dichiarato al pubblico, e nelle uscite però state sempre attenti a quello che facevate, dove andavate, potevate essere... Il primo momento sì, perché comunque per personaggi, almeno io la penso così, insomma non è carino che uno... capito, esca subito,
per me, ecco, è una mia pruderia di personaggio giusto. Pubblico. Quindi noi abbiamo avuto 2 o 3 mesi in cui andavamo in incognita. E il primo pranzo che abbiamo fatto, Giovanni ha portato una marea di libri che aveva scritto, perché sembrava un pranzo di lavoro, in effetti non lo era. E siamo andati a mangiare alle 2, siamo fino alle 4, 4 e mezza, siamo stati lì, ci si è andati il primo bacio. Ma siamo stati attentissimi, perché comunque non era, secondo me, avendo io dei figli eccetera, non era una cosa carina chiudere e aprire immediatamente. Dice tanto di te questa scelta. Esatto, per cui abbiamo aspettato un po'. Dopodiché ci hanno fatto una foto in un bar dove noi andavamo a prendere un aperitivo. Uno dei baristi, secondo me, ha fatto una foto, per cui siamo usciti, ma non volevamo uscire neanche lì, siamo usciti con questa foto sui giornali di gossip. E tanta simpatia. E tanta simpatia e tanti soldi per quello che l'aveva fatta. Non c'è dubbio alcuno. Per lui. Allora, io vi ringrazio di cuore di essere stati i nostri ospiti. Ma è già finito! Amore, che peccato. Adesso noi cantiamo Mina. Ah no, Mina no. Non su Mina non ti vuoi. No, ci sarà Rita Forte tra pochissimo, come tutti i venerdì. Più brava allora, di me, più brava di me. Almeno su questo. Allora, Giovanni, noi ci vediamo il 2 maggio per parlare di matrimonio senza data, però ci dirai la tua, tra l'altro presenterai il tuo nuovo libro che uscirà in quei giorni. In quei giorni, qualche giorno dopo, sì. Shukran. Mentre con Simona, lo sapete, l'appuntamento è ogni domenica mattina. Alle 11:15. Mi raccomando, con Citofonare Rai 2. Rai 2 con Paolina, che saluto. Ciao Paolina. Con Paola Perego, con Simon The Stars, con Valeria Graci, con tutta con la Antonella famiglia. Elia. Antonella Elia, che è anche la nostra. Ce la dividiamo. Devo dire che sono state molto generose. Sì, te grazie Simona. Sì. Solo per te. Grazie perché... Simona. E grazie Paola. Grazie. Sono stati ospiti a Bella Ma. Venite al centro della scena. Prendetevi l'applauso. Simona Ventura, Giovanni Terzi. Ciao Giovanni. Grazie, bravi ragazzi. Ciao Simona, grazie. Grazie, a presto. Grazie per questa generosa partecipazione. Grazie. Simona Ventura, Giovanni Terzi. Ciao ragazzi. Che bello.